Nuovamente in studio per parlare stavolta di economia, ma soprattutto di lavoro, con Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL a Catania. Intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi. E allora, possiamo un attimo inquadrare qual è la situazione che in questo momento si sta vivendo a Catania da un punto di vista lavorativo? Allora, la situazione che attualmente si sta vivendo a Catania sul punto di vista lavorativo è molto preoccupante. È molto preoccupante per gli scenari che ovviamente si stanno determinando. Il caro energia sta determinando delle preoccupazioni non di poco conto, non solo tra le piccole e le medie imprese, ma anche le grandi imprese. Ed è chiaro che tutto ciò ci fa fare delle riflessioni che ci portano a dire che avremo un ottobre abbastanza caldo e che ovviamente molte aziende, ma già di fatto lo stanno facendo, saranno costrette a fare ricorso ad ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali che ovviamente aggraveranno le condizioni dei lavoratori, perché un conto gli ammortizzatori sociali che abbiamo avuto fino a questo momento, e mi riferisco nel periodo della pandemia, che ovviamente avevano anche dei ristori, è chiaro che gli ammortizzatori sociali, a fronte di un caro bolletta che non colpisce solo le imprese e le aziende, ma colpisce anche i lavoratori, la famiglia, la carne viva della nostra, diciamo, popolazione, è ovvio che metterà le famiglie in una seria difficoltà a non arrivare più neanche a metà mese. Ecco, questo è lo scenario che è stato comunque aggravato dal caro energia, ma messa da parte questa problematica, gli investimenti nella città di Catania ci sono da parte delle imprese? Allora, è chiaro che noi guardiamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con molta attenzione. Per le informazioni ovviamente che abbiamo di tutti coloro che ovviamente interloquiscono con le organizzazioni sindacali, e non mi riferisco solo alle istituzioni ma anche alle imprese, sappiamo che ST metterà in campo un progetto di chiusura della sua filiera, che ovviamente farà un investimento importante non solo in termini di risorse ma anche in termini di sviluppo e ovviamente anche in termini di forza lavoro. Un altro investimento lo farà anche nel Green Power, ex Tresan, che ovviamente vuole investire sui pannelli fotovoltaici bifacciali e che metterà in campo anche degli investimenti importanti che ovviamente incideranno positivamente nel tessuto non solo produttivo ma anche occupazionale. A Catania c'è stato un treno perso, direi, quello della Intel. Eh sì, a Catania hai toccato proprio il tasto dolente, perché la CGIL, ma devo dire anche CISL e UIL, abbiamo creduto con forza che potevamo essere un polo attrattivo di quell'investimento, visto anche i player importanti che interagiscono nella nostra provincia, mi riferisco. E invece che è successo? Invece che è successo? È successo che praticamente per l'inerzia, e io direi anche un po' l'incompetenza e l'incapacità da parte delle istituzioni regionali e locali, purtroppo quel treno lo abbiamo perso a favore del nord. Infatti la CGIL da tempo dice che bisogna iniziare a parlare di mezzogiorno. Io credo che sia opportuno che chiunque vada a ricoprire delle cariche importanti istituzionali, a prescindere dalla appartenenza politica, deve guardare al territorio con imparzialità, perché un ruolo importante sulla vicenda Intel
è stato giocato pure da parte del ministro dello sviluppo economico a favore del Nord al 99%, quell'investimento andrà fatto a Torino. Prima però ha citato la regione e il comune. Ecco, le elezioni regionali si avvicinano a questo punto, a prescindere da quello che sarà appunto l'orientamento che vincerà e quindi l'orientamento del prossimo governo della regione Sicilia. Quali per la CGIL Catania le priorità? Quali i punti più importanti per l'agenda politica? Ovviamente parliamo di economia e del lavoro, per chi andrà a governare la regione siciliana? Ma è chiaro che i punti fondamentali per chi andrà a governare la regione Sicilia è chiaro che sono quelli del lavoro. Urge l'esigenza di lavoro di qualità. Le risorse questa regione, ma anche questa provincia, ce le ha. Le possibilità ci sono. Basta citarne due: il turismo, la cultura. Io credo che bisogna fare fronte comune, a prescindere da chi va al governo o della regione o dell'istituzione locale. Io credo che dopo tutto, come dire, il comune anche lì si andrà a votare. A marzo, in primavera. Infatti, in primavera. È chiaro che bisogna fare fronte comune, istituzioni, parti sociali, associazioni datoriali. E io credo che bisogna stilare un progetto per uno sviluppo reale di questo territorio, che ha tante potenzialità e, ripeto a dire, è anche un polo attrattivo per quanto riguarda le imprese che vogliono ovviamente investire sul rinnovabile. Noi scontiamo un gap negativo rispetto a tante regioni, ma a tante anche nazioni, che è quello di non aver investito sul rinnovabile. La Sicilia è un polo che naturalmente offre sia rinnovabile sul versante del solare sia sull'eolico. Pertanto io credo che le forze sane di questa regione, ma anche di questa provincia, debbano iniziare a ragionare su uno sviluppo reale sul territorio, che, ripeto a dire, può essere determinato, viste le condizioni anche geografiche che il nostro territorio offre. De Caudo, spesso le rappresentanze di chi fa impresa, di chi fa industria in Sicilia lamenta uno scollamento tra la formazione e quella che è la richiesta di lavoro. È così, insomma, i siciliani sono formati ma per fare altri lavori? Noi la formazione l'abbiamo messa, diciamo, tra i punti della nostra agenda. Noi a breve andremo al congresso e uno dei punti fondamentali è proprio la formazione. È chiaro che la formazione è importante, è chiaro che bisogna investire sempre più sulla formazione, anche sul versante della sicurezza. Non ci scordiamo che anche quel tema è un tema molto importante. Pertanto io credo che non solo le imprese, ma anche le istituzioni debbano investire molto di più nella formazione. Ed è chiaro che ovviamente la formazione può determinare sviluppo e ovviamente anche posti di lavoro. Quali sono le priorità, le principali priorità che dovrebbe avere il prossimo presidente della regione siciliana? Allora, io credo che le priorità che debba avere il prossimo presidente della regione siciliana non può non che essere la scuola e la sanità. È chiaro che su quel versante noi abbiamo, diciamo, delle lagune, io direi, incommensurabili. È inaccettabile che la nostra regione sia la regione con un più alto tasso di dispersione scolastica.
A tal proposito, lei da cittadino se lo sarebbe mai aspettato che durante i festeggiamenti di Sant'Agata estivi il vescovo, come dire, alla fine abbiamo sentito tutti, ha pronunciato quella fatidica frase: il momento in cui toglierete i sacchi ai bambini, mettete i grembiuli. È un richiamo più che evidente. È un richiamo più che evidente. È chiaro che ovviamente noi dobbiamo interagire e agire su come arginare questa piaga della dispersione scolastica. È chiaro che un popolo colto è un popolo ovviamente che ha più prospettive, diciamo, nel futuro. Devo dire che la nostra regione, la nostra provincia ovviamente su questo versante diciamo non ha investito tanto. È ovvio che bisogna iniziare a ragionare su come incentivare le famiglie a mandare i propri figli a scuola. E mi riferisco più che altro a quei quartieri disagiati, che ovviamente... Dove però, mi scusi, la formazione professionale potrebbe fare la differenza, perché direttamente trasferisce un mestiere, almeno così dovrebbe, no? È chiaro che la formazione professionale fa la differenza, è chiaro che la formazione professionale potrebbe essere un'opportunità che ti mette direttamente, diciamo, nel mondo del lavoro. È anche chiaro che purtroppo da diversi anni la nostra regione ha smantellato la formazione professionale, non ha incentivato i corsi di formazione. Cosa non funziona esattamente in questo settore? Cioè, perché c'è questo scollamento a un certo punto? Ma c'è questo scollamento perché non si vuole investire. Ovviamente la formazione ha bisogno di risorse. È chiaro che le risorse le determina l'istituzione, e noi l'abbiamo detto con forza che urge l'esigenza di incominciare a investire sulla formazione. Bisogna intercettare quelle risorse che rimettino in campo quegli enti di formazione che ovviamente portano il cittadino a introdursi nel mondo del lavoro. Io credo che sia opportuno che dei capitoli di spesa debbano essere inseriti all'interno della finanziaria regionale, proprio per andare verso la direzione di incentivare di nuovo gli enti di formazione a fare formazione. Ecco, è una mancanza che sta segnando la società. Ci sono sacche di povertà che in Sicilia vanno avanti sostanzialmente con il reddito di cittadinanza. La vostra chiave di lettura su questo sussidio qual è? Ma guarda, su questo sussidio la nostra chiave di lettura è quello che, meno male che in questa fase c'è stato il reddito di cittadinanza, perché sennò avremmo avuto praticamente una bomba sociale con tutto quello che praticamente abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere. Secondo noi è chiaro che il reddito di cittadinanza va bene, ma va regolamentato verso la direzione di iniziare a interagire con i comuni, perché i comuni hanno la mappatura reale di chi effettivamente ha un bisogno. E ovviamente il reddito di cittadinanza deve essere però in funzione di un progetto e un percorso di inserimento nel mondo del lavoro di tutti coloro che allo stato attuale hanno un grado di povertà assoluta. A proposito di bisogni, ormai sono mesi, in realtà sono anni che si vive l'emergenza rifiuti, non solo in città ma nella
regione. Spesso i sindaci lamentano una carenza di impianti. Carenza di impianti significa anche mancanza di posti di lavoro, perché in questi impianti ci andrebbero a lavorare delle persone. Non è un po' una contraddizione? Cioè, ci teniamo il problema dei rifiuti, allo stesso tempo però, se magari venissero fatti gli impianti, si potrebbero dare posti di lavoro? Allora, il problema... Oppure ci sono tanti posti di lavoro, così tanti, che non abbiamo di bisogno. Il problema dei rifiuti, io credo che sia un problema di 10 anni di non politica del sistema rifiuti in Sicilia. È chiaro che noi scontiamo questo gap, ed è chiaro che il non aver ragionato in merito alle politiche energetiche è chiaro che è un danno per la Sicilia e per tutte le province, che in questi giorni sappiamo in che condizioni versano sul termine rifiuti. È chiaro che secondo me una politica, diciamo, sui rifiuti deve essere quella che deve partire dal riutilizzo e dal riciclo. È ovvio che, attenzione, io non sono né contro i termovalorizzatori, mi scusi, i termovalorizzatori comunque andrebbero a trattare la parte non differenziabile, ma nel momento in cui ci sono dei sindaci che lamentano per l'organico, per la parte che i cittadini vanno effettivamente a differenziare, e dicono mancano gli impianti, non è soltanto un danno per la raccolta dei rifiuti, ma anche un danno perché la mancanza di impianti non ha generato quei posti di lavoro che si potevano andare a generare? Sì, allora, è più complessa il ragionamento. Ripeto a dire, i termovalorizzatori non risolvono il problema nell'immediato. Non è un problema praticamente di posti di lavoro o meno. È un problema legato al fatto che noi abbiamo fatto una politica dei rifiuti improntata sulle discariche. Le discariche ormai sono sature, con tutte le questioni e le sfaccettature che ci girano attorno ai rifiuti. È chiaro che noi dobbiamo incominciare a ragionare in termini di riutilizzo del ciclo produttivo. Ed è chiaro che il termovalorizzatore non può essere la soluzione dell'immediato, perché per fare un termovalorizzatore, e parliamo di termovalorizzatore fatto in Svezia, ci vogliono 5 anni. Qua in Sicilia, con varianti e quant'altro, io credo che prima di 8-9 anni un termovalorizzatore non può essere realizzato. È chiaro che non è la soluzione dell'immediato. Noi dobbiamo intanto affrontare il problema dell'immediato, e il problema dell'immediato non è il termovalorizzatore. Riccardo, prima di concludere voglio affrontare con lei anche un altro aspetto, quello legato al mondo della scuola. In Sicilia, lo dicevamo prima, parlavamo di dispersione scolastica, ma intanto è carente l'offerta per il tempo prolungato e è carente anche l'offerta di asili nido. Allo stesso tempo trasferiamo insegnanti dal sud al nord, quando qui in realtà si potrebbero creare ulteriori possibilità. Non è tutta una grande contraddizione? Sì, è una grande contraddizione. Noi ovviamente potremmo fare il tempo prolungato, e tutto ciò ovviamente ci permetterebbe anche a dare, diciamo, un respiro a tutte quelle donne che ovviamente sono impegnate nel mondo del lavoro, riducendo anche i costi, diciamo, generali di una famiglia. È chiaro che la scuola in Sicilia non ha investito in termini di tempo prolungato, ed è chiaro che tutti coloro che ovviamente si spostano verso il nord, si dovrebbe fare una grande politica di assunzioni per quanto riguarda il settore della scuola, ed è chiaro che tutti coloro che ovviamente vanno via potrebbero essere impegnati in Sicilia per poter avere le scuole, non dico come quelle che ci sono in Svizzera, ma come quelle che ci sono nel nord Italia. Anche perché poi sostanzialmente un rientro dei docenti
grandirebbe anche, come dire, a cascata una serie di economie che si vanno a sviluppare, sono dei consumi sul territorio. Noi ringraziamo Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL a Catania, per essere stato in nostra compagnia. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo subito dopo.